Allora, nella scorsa lezione abbiamo parlato dell'evoluzione dell'uomo, più da un punto di vista naturalistico, diciamola così. Invece questa volta cerchiamo di guardare un po' di più dal punto di vista della società, dell'evoluzione della società, degli strumenti, eccetera, eccetera, del perché si chiamano così determinate epoche, eccetera, eccetera. Allora, la prima epoca che dobbiamo guardare è l'età della pietra. Ok, perché si chiama età della pietra? Perché il primo materiale utilizzato per gli strumenti è la pietra. È il materiale di più facile reperimento, che è più facile modificare, è ovunque. E almeno inizialmente viene più che altro scheggiata, quindi attraverso l'urto tra due pietre viene, diciamo, modellata in modo molto semplice, ecco. L'età della pietra è suddivisa in tre epoche: paleolitico, mesolitico e neolitico, che vogliono dire Paleolitico, età antica della pietra, Mesolitico, età di mezzo della pietra e Neolitico, l'età nuova della pietra, nuova età della pietra, ok? Tutto dal greco, perché neo, meso e paleo vengono tutti dal greco, anche litos, eccetera. Allora, il Paleolitico dura circa dai 2,5 milioni di anni fa ai 10.000 anni fa, scusa, al 10.000 a.C., non 10.000 anni fa, 12.000 anni fa, perché siamo nel 2000 e eccetera, eccetera. Quindi la prima epoca è il Paleolitico, e il Paleolitico comprende più o meno l'epoca di Homo habilis, Homo erectus, Sapiens, anche Neanderthal e Sapiens sapiens, ok? Quindi parte dall'Homo habilis in poi. È l'epoca in cui l'uomo diventa sempre più abile nel modificare l'ambiente che ha intorno a sé attraverso tecnologie di base, molto semplice, appunto, come abbiamo detto prima, attraverso la pietra, oppure per la costruzione di capanne molto rudimentali e ripari. La cosa fondamentale di questo periodo è che l'uomo comincia a conservare e subito dopo capisce anche come accendere il fuoco, cioè prima lo vede e lo conserva, magari il tuono che fa bruciare l'albero prende il fuoco e lo mantiene, ok? Quindi cosa succede con il fuoco? La capacità di cuocere gli alimenti. Cuocere gli alimenti, che vuol dire che la carne, per esempio, è molto più assimilabile, molto più digeribile, ok? Diciamola così. In più il fuoco aiuta anche nella caccia, okay? Perché spaventa gli animali e difende dagli animali feroci, perché gli animali hanno paura del fuoco, ok? Cosa succede? Nel Paleolitico, la maggior parte dei gruppi umani è nomade. Nomade cosa vuol dire? Che si sposta da un luogo all'altro. C'è un'economia di sussistenza, cioè si vive di quello che si trova e quindi ci si muove nell'ambiente per cercare risorse, ok? E il lavoro è diviso in modo molto netto. Gli uomini vanno a cacciare, le donne raccolgono e badano al nucleo familiare. Curano i figli, eccetera, eccetera. La comunicazione avviene già tramite un linguaggio che si sviluppa pian piano sempre di più e viene insegnato ciò che si apprende tramite l'esperienza in modo orale. Poi la scrittura arriverà in un secondo momento, perché qua siamo in preistoria. Quando si arriva alla scrittura diventa storia, quindi si comincia a tramandare le conoscenze in modo orale, non scritto. Già l'uomo di Neanderthal fa riti funebri, quindi se fai il rito funebre molto probabilmente credi nell'aldilà, se no non c'è nessun motivo di sotterrare e fare un rito vero e proprio, ok? Lo sotterri, lo lasci là in modo che non porti malattie e basta. Invece c'è la credenza che si deve fare una certa cosa con il corpo del morto perché probabilmente c'è l'aldilà. Ci sono le prime forme d'arte, pitture rupestri, soprattutto c'è pitture sulle grotte, sulle pietre. Ci sono delle piccole statuette, molto spesso sono delle veneri, cioè rappresentano le donne, una donna, una figura femminile, molto spesso molto abbondante, ok? Dopodiché cosa succede dopo il Paleolitico? Ci sono tante glaciazioni all'interno del Paleolitico, quindi la temperatura crolla molte volte. E l'ultima volta che c'è una grande glaciazione, che è la glaciazione di Wurm, spero di averlo detto giusto,
È circa, che dura circa dall'80.000 a.C. al 10.000 a.C., segna la fine del Paleolitico, quindi finita l'ultima era glaciale, che è quella di Wurm, inizia il Mesolitico, ok? Cosa succede nel Mesolitico? Che appunto è finita questa grande era glaciale, quindi il clima cambia tantissimo, la temperatura si alza improvvisamente, questo permette che nel nord, nell'emisfero nord, si creino condizioni perfette per lo sviluppo delle foreste, grandissime foreste, e che per esempio il clima dell'Africa invece diventi molto più arido, molto più secco, e questo fa sì che ci siano molti più deserti, cioè c'è una desertificazione sempre più grande. Il fatto che la temperatura cambi così tanto e l'ambiente cambi così tanto vuol dire che gli animali, tanti animali vanno ad estinguersi, tipo i mammut. E molti animali che vanno ad estinguersi sono di grandi proporzioni e sono quegli animali che si cacciavano per sopravvivere. Quindi l'uomo ha a disposizione adesso animali più piccoli, si deve ingegnare molto di più per cacciarli. Lepri, conigli, cinghiali, caprioli. Quindi cosa succede? All'inizio la popolazione umana crolla, perché chiaramente crollano le prede, crolla anche la popolazione. I sopravvissuti, diciamola così, si devono ingegnare per trovare cibo e cominciano a come si dice, vedere che sono a disposizione anche i cereali. Cosa sono i cereali? Sono una pianta erbivora, diciamola così, molto, molto simile all'erba, che può essere consumata dall'uomo perché è fonte di carboidrati, ok? Molto complessi. Carboidrati vuol dire zuccheri molto complessi. Quindi comincia ad addocchiarli, non li sta coltivando, li vede e comincia a consumarli e vede che possono essere una buona fonte. Quindi comincia a raccogliere anche i cereali, quindi comincia a prestare attenzione ai cereali. Quindi nei suoi spostamenti non consuma più solo piccole prede, ma anche cereali. In più, per avere una fonte di sussistenza stabile, comincia anche ad allevare gli animali. Quindi com si comincia nel Mesolitico ad allevare i bovini, le capre, il cane, per esempio. Perché il cane? Perché può proteggere l'uomo e proteggere le greggi, ok? Perché gli animali sono tanti comunque e sono affamati anche loro, poverini, quindi puntano gli animali addomesticati come bovini e capre. Addomesticando bovini e capre, sia il latte, sia la lana, sia tutto ciò che concerne appunto questa addomesticazione. Quindi anche i vestiti da cui prendono il via, la tessitura, non la tessitura come la conosciamo noi, però l'utilizzo delle pelli animali, degli animali addomesticati per vestirsi. Dopodiché arriva il Neolitico, che non ha una vera e propria datazione, si situa più o meno all'8000 a.C., ed è la fase in cui, di fianco all'uso della pietra, si affianca quello di metalli, di alcuni metalli, che però non sono ancora molto utilizzati e rimane più utilizzata la pietra, che non viene più solo scheggiata ma anche levigata, vuol dire che la si fa piatta, sempre più piatta e liscia, ok? Cosa succede? In questo momento, perché è un'epoca così tanto differente dal Neolitico? Perché non solo si ha l'occhio verso i cereali, ma si comincia a coltivarli, quindi il Neolitico è l'epoca in cui inizia l'agricoltura, cioè non solo consumiamo i cereali, ma vediamo che se prendiamo i cereali, i semi dei cereali e li piantiamo, dopo un tot arriverà la pianta, ok? Quindi cosa succede? Dato che arriva la pianta, se io mi sposto, la pianta cresce e se la mangia qualcun altro, ok? Quindi comincio a rimanere fermo lì. Le società non sono più nomadi, ma cominciano ad essere stanziali, cioè cominciano a stare nello stesso posto, allevando animali e coltivando la terra, i cereali, ok? Quindi, se io sto nello stesso posto, ho bisogno di ripari, di capanne, che siano più durevoli, che restino più anni in piedi, ok? Se mi sposto, no, se crolla l'anno prossimo mi sposto da un'altra parte, no? Ma se io sto nello stesso posto, mi servono capanne più stabili. E quindi ci sono ripari più durevoli, casette, diciamola così, vere e proprie. Quindi allevamento di animali, agricoltura, e questa agricoltura si propaga in realtà,
Da diverse parti, cioè non c'è un punto da cui si propaga l'agricoltura. Sembra che da tante parti diverse nasca l'agricoltura, ok? Contemporaneamente più o meno, Messico, Cina, Vicino Oriente, India, ok? Un po' in tutto il mondo cominciano a notare che forse si può anche coltivare la roba, ok? E una cosa interessante appunto è vedere che dove si sviluppa l'agricoltura, comincia a svilupparsi la civiltà. Dov'è il fulcro principale in cui si sviluppa la civiltà attraverso l'agricoltura? La mezzaluna fertile. Perché si chiama mezzaluna? Perché ha la forma di una mezzaluna. E dov'è questa mezzaluna fertile? Parte dalla Turchia, quindi immaginatevi la Turchia, e arriva circondando non so se lì è lo Ionio ancora, comunque le coste della Palestina, arriva fino all'Egitto. Quindi Turchia, Medio Oriente, quindi gli odierni Siria, Iraq, Palestina, Egitto, ok? Perché lì? Perché lì ci sono tantissimi fiumi, tantissimi, ed essendoci tanti fiumi, c'è più irrigazione, che vuol dire c'è più acqua che arriva ai campi, e quindi essendoci tanti fiumi e più acqua che arriva ai campi, i campi sono più pieni di nutrienti, perché il fiume porta nutrienti, e quindi sono più coltivabili. Ok, dal vicino Oriente, quindi da questa mezzaluna fertile, l'agricoltura si sviluppa e arriva fino poi a prendere l'Europa, però molto molto lentamente. In realtà la parte principale è appunto dalla mezzaluna fertile, poi fino ai Balcani, l'Egitto, la Persia, eccetera. Quali sono le novità legate all'agricoltura? Attraverso la levigazione della pietra, l'aratro per esempio. L'aratro che permette di solcare i campi, rigirare la terra e renderla così più fertile ancora, perché la terra meno fertile utilizzata che rimaneva sopra a nascondere quella più fertile viene rivoltata e quella sopra va sotto, eccetera, eccetera. Ok? Altra cosa molto interessante del Neolitico è che si sviluppa la ruota. La ruota prima non esisteva. La ruota permette grandi spostamenti con fatica minore, perché prima le cose venivano trascinate, ok? Trascinavano le cose, i carretti non esistevano, esistevano cose che venivano trascinate. Con la ruota si fa meno fatica, magari legandola anche a dei buoi che portano il carretto. Non solo, l'aumento della popolazione dovuta all'agricoltura, dovuta ai campi, dovuta alle migliorie tecniche per avere una produzione migliore agricola, fa sì che appunto la popolazione aumenti e si sviluppino i primi villaggi, le prime piccole città o protocittà. In queste piccole città, piccoli villaggi, la gente si specializza, cioè non c'è più solo il contadino e basta, c'è anche quello che fa l'aratro, quello che fa il pastore, che alleva le vacche, quello che va a pescare, quello che va ancora a cacciare, eccetera, eccetera. Ok? Piccoli villaggi. In questi piccoli villaggi c'è un capo molto spesso, il capo che viene scelto o comunque tramandato e che è molto spesso un membro anziano maschio, perché le società primitive sono patriarcali, cioè domina la forza dell'uomo, che prendono decisioni per tutti, ok? Quindi capi maschi che prendono decisioni. C'è un primo abbozzo di proprietà privata. Il campo lo coltivo io, il campo è mio e quello che produco è mio. Prima no, prima io mi spostavo e prendevo quel cacchio che mi pareva, ok? Con l'aumento ancora della popolazione si arriva alle prime vere e proprie protocittà, cioè piccole città, ok? Anche attraverso il fatto che viene inventato o scoperto o riscoperto il mattone che viene fatto con l'argilla, ok? Quindi costruzione ancora più stabile. Cosa vuol dire questo però? Città più grandi fanno gola alla gente, no? Perché ci sono le risorse lì dentro. Quindi devo fare una difesa a questa città. E quindi nascono anche le mura difensive. Nel Neolitico nascono le prime mura difensive. Quindi ci sono le prime città, protocittà, per esempio Cataluyuk, Gerico, queste grandi città, protocittà, che cominciano ad attirare gente dalle campagne. In cui non ci sono grosse differenze tra i vari edifici, ok?
Ancora le differenze tra le classi sociali, cioè sui gruppi all'interno della città, non sono così marcate. Vedremo poi che in realtà pian piano vengono marcate. E c'è però una grande distinzione tra l'area urbana e il territorio circostante, cioè le campagne svolgono un ruolo, la città un altro. Le campagne servono per prendere il cibo, per fare il cibo, per far arrivare il cibo alla città. La città serve per creare servizi alla campagna o ai residenti stessi della città, cioè a chi ci abita. Diciamo che il sacerdote, mettiamola così, è in città. Il capo politico è in città. Chi fabbrica gli aratri molto spesso è in città. I vasai, quelli che fanno i vasi, sono in città. Chi lavora al mattone sono in città. Chi è al di fuori della città fa cibo, sostanzialmente. E spesso richiede alla città difesa, cioè i soldati per difendere dalle incursioni degli altri. La città è anche il centro in cui c'è lo scambio dei beni, cioè il mercato. Quando voi andate al mercato, il mercato dov'è? Nella città, ok? Che c'è anche nei paesini, però il mercato è in città, ok? Quindi si va in città per comprare le cose, anche se non c'è ancora proprio la moneta, poi vedremo. Cosa succede? Più si ingrandiscono le città e più c'è bisogno di divisioni, ok? Quindi si creano dei ruoli sempre più marcati, una sorta di piramide in cui c'è il capo, sotto ci sono i soldati e i preti sostanzialmente, che svolgono le funzioni riputate più importanti, ok? Mettiamola così, più di comando, e sotto c'è una classe di artigiani o gente che fornisce servizi, come abbiamo detto, i vasai. Quelli che producono gli aratri, quelli che producono le ruote, i veicoli, quelli che producono i mattoni, quelli che costruiscono le case, eccetera, eccetera. E sotto ancora c'è la casta più umile, ok? Quella dei contadini, quella dei prigionieri di guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché è più funzionale che diverse persone facciano diverse cose. Se io ho una persona che fa tutto, magari non ha il tempo per fare tutto. Se invece ho delle fo persone focalizzate per quello, so di andare lì e trovare la roba che cerco, ok? Quindi finisce il Neolitico. Che cosa c'è dopo? L'età del rame. L'età del rame inizia quando si comincia ad usare i metalli, ok? L'era dei metalli inizia quando si usano i metalli, più della pietra, ok? In realtà l'età del rame, che è la prima, non si sa bene dove collocarla perché il rame viene utilizzato molto presto e in concomitanza con la pietra. Perché? Perché il rame è facile da trovare, facile da lavorare e molto disponibile, ok? E perché è facile da modellare? Perché lo si può modellare semplicemente con delle martellate, può essere fuso a temperature non molto alte e più o meno diciamo che parte dall'8000 avanti Cristo, arriva fino al 5000 avanti Cristo, ed è seguita subito dopo dall'età del bronzo, che è un altro metallo, in realtà una lega tra rame e stagno. Perché rame e stagno? Perché il rame è vero che è facile da fare, ma non è così resistente, cioè si spacca semplicemente. Dopo un po' lo de devi prendere un altro aggeggio di rame, ok? Invece il bronzo è un po' più resistente. Il bronzo inizia più o meno dal, diciamo, prima del 3000, quindi intorno al 5000, però appunto si accavallano i vari metalli, quindi non sono confini ben definiti. Anche perché noi parliamo di età del rame, età del bronzo in questo periodo, ma in realtà in questo periodo in una certa area, cioè nel vicino Oriente, lì nella mezzaluna fertile, o in altre zone tipo l'India, eccetera, eccetera. Perché in altre zone tipo l'Europa continentale, in realtà il rame e il bronzo arrivano un po' più tardi. L'ultima età è l'età del ferro. L'età del ferro, verso il 1200 a.C., si comincia ad utilizzare il ferro per fare gli strumenti. Quindi, questa età del ferro è contraddistinta da un materiale molto durevole, molto difficile da produrre, ok? Perché comunque ha temperature molto più alte per fonderlo, però è molto più affidabile del rame e del bronzo, ok? E in questo periodo si sviluppa anche la metallurgia, cioè la creazione, la modellazione, l'utilizzo di materiali anche più nobili, come l'oro, l'argento, eccetera, eccetera. Quindi.